Buongiorno, buongiorno con noi in questo venerdì 28 marzo, come ogni mattina in diretta per chi ci sta seguendo dalle 8:30 alle 9:30 per vedere insieme i giornali quotidiani cartacei online, per vedere quali sono le notizie di cui si discute di più in provincia di Lucca, ma non solo. E questa mattina abbiamo un ospite con cui parleremo soprattutto di imprese, ma faremo insomma un'analisi a tutto tondo dell'economia provinciale e italiana. Siamo con Luca Poletti, buongiorno, Buongiorno. presidente provinciale della CNA. Innanzitutto la domanda che faccio quasi a tutti i miei ospiti: lei è un tipo mattiniero? L'abbiamo fatta alzare presto, No, no? no, non sono un tipo mattiniero, nel Ah. senso, no, sono un tipo mattiniero, chiedo scusa, nel senso che mi devo alzare presto per andare a lavorare. Ho capito, quindi insomma non l'abbiamo Sì, fatto fare, no, no, uno no, no, strappo alla regola. Si assolutamente, comincia presto no. come Siamo in presidente linea provinciale. Ok. come tutte le mattine. Io ho detto che questa mattina la coinvolgeremo, le chiederemo insomma un po' di commenti su quello che sta accadendo in provincia di Lucca in ambito delle imprese, ma ovviamente le chiederò anche qualcosa a livello nazionale, visto che in questi giorni, in queste settimane in Italia si sta muovendo qualcosa, quindi vorrei sapere da lei che cosa ne pensa. Apriamo però subito dando uno sguardo come di consuetudine alle prime pagine dei quotidiani, ovviamente della Nazione e del Tirreno. Cominciamo dalle pagine che riguardano la Lucca, ovvero la Piana di Lucca e la Valle del Serchio. Cominciamo dalla Nazione, che come ogni mattina apre con tre notizie. Innanzitutto la foto in piazza, questo è il titolo: si annuncia una dura protesta per l'inaugurazione del nuovo ospedale. I comitati, ma anche i sindacati, stanno mobilitando le forze. Poi più avanti vedremo che cosa sta accadendo secondo la Nazione. E poi abolita ma resta per altri 2 anni. Ecco il destino della provincia, arrivo fino alla scadenza naturale del 2016. E poi puntini, puntini, puntini. Insomma, non si sa ancora che cosa accadrà esattamente. Una notizia che arriva dal mondo del commercio e dal centro storico di Lucca: commercio KO anche le griffe via Cenami, dopo un anno chiude Adidas. E poi ci sono altre brutte sorprese, le approfondiremo più avanti. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Tirreno, che apre con il turismo e l'accoglienza: stazione off limits dopo le 20. Benvenuti. Bagni pubblici e ascensori per disabili inaccessibili dopo questo orario. Ieri erano spenti anche i tabelloni degli orari, quelli che indicano appunto gli orari dei treni. C'è un vero e proprio reportage firmato da Barbara Antoni che fa vedere come in orario serale la stazione ferroviaria di Lucca sia un po' terra di nessuno, almeno così viene definita. E allora vi dicevo delle notizie della Nazione, vediamole un pochino più nel dettaglio. Negozi, anche le griff si arrendono. Questo è l'articolo a pagina 3 firmato da Laura Sartini: in centro storico in difficoltà, Adidas chiude dopo nemmeno un anno. Al posto del negozio di via Cenami sta per sbarcare un negozio di abbigliamento. Il fatto che dopo pochi mesi anche una grande marca si sia arresa fa crescere l'allarme. E poi più in basso ci sono anche le buone notizie, noi ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi: per fortuna che l'export spicca il volo, ma non basta, il volume degli ordini è cresciuto di quasi il 4%, buona la performance del cartario. E poi un'altra notizia in primo piano che non riguarda il centro storico di Lucca, ma i dintorni. Questa è una notizia su cui il Tirreno si sta concentrando ormai da alcuni giorni: vivrò circondato dai megatralicci e dalla centrale. Lo sfogo contro l'elettrodotto di un abitante di Valbano, la proprietà di Villa Casanova, mobilita i propri legali. Intanto Terna in qualche maniera si difende dicendo che il percorso è stato deciso in accordo con il comune e con gli altri comuni interessati. Lo rivela Terna in una nota che mette in fila molti dei punti caldi della vicenda della linea elettrica La Spezia-Acciaiolo. E poi Terna che dice anche come non sia possibile l'interramento e quindi i tralicci saranno quelli classici in
visibili, insomma, quelli, i mega tralicci come vengono definiti da più parti. Ci sono già diverse notizie, Poletti, che potremmo commentare insieme. Ovviamente lei non si occupa, no, in prima battuta di commercio, però colpisce un po' la notizia della chiusura di Adidas che venne riportata dal Tirreno. Prima di andare in onda abbiamo un po' commentato, no, insieme questa vicenda. Chiaramente è legata un po' al poco consumo e alla crisi del consumo da parte delle persone, certo. Insomma, ci sono meno soldi. Come sta Lucca e la provincia di Lucca da questo punto di vista? Qual è la vostra sensazione? Ma la sensazione dal nostro osservatorio, che è un osservatorio ovviamente dove noi controlliamo l'andamento soprattutto per quello che è la piccola e media impresa artigiana, è una situazione di difficoltà. Pur ammettendo, come hai detto te prima, rispetto alla notizia sull'export, che è sicuramente interessante, però la gran parte, diciamo, dell'attività del nostro settore si occupa nei confronti dei consumi interni, e qui c'è un calo vertiginoso, quindi è chiaro che essendoci meno soldi in giro, essendoci anche della preoccupazione da parte delle famiglie che tendono, diciamo così, a non spendere, ovviamente in una situazione così complicata ne risente sicuramente anche l'attività commerciale. Per cui, fermo restando che chiaramente nelle città è necessario, rispetto a centri storici e centri commerciali naturali, un maggiore impegno, una maggiore promozione, però il dato della crisi e della difficoltà delle famiglie poi va a colpire tutti, grandi e piccoli. È una catena che andrebbe spezzata prima o poi. Poi magari, appunto, come le dicevo, le chiederò qualcosa su quello che sta facendo il governo. A pagina 5 del Tirreno di Lucca c'è una notizia che riguarda il mondo dell'artigianato. Addio a Guido Simi, artigiano d'altri tempi. Per 68 anni la sua famiglia aveva gestito la storica legatoria di via del Battistero, raffinato cultore dell'arte, così lo definisce il Tirreno. In campo sportivo si era distinto nello sport della lotta. E poi, appunto, c'è una foto storica di Guido Simi insieme al fratello Lamberto nella loro legatoria. Oggi il funerale alle 16.30, dice, appunto, racconta il quotidiano il Tirreno. A proposito, chiaramente non è legato a questa triste notizia, che sicuramente molte persone che ci guardano conoscevano Guido Simi e molti artigiani lo conoscevano. Voi nei giorni scorsi, a proposito di centro storico e di artigianato, avete presentato un progetto durante un convegno, ovvero far nascere un polo dell'artigianato artistico a Lucca. Ecco, ci può spiegare che cosa significa, che cosa vorreste fare? Sì, allora, la notizia non è strettamente collegata, però, insomma, se ne va un artigiano, una tradizione del centro storico. E noi siamo partiti proprio da un ragionamento di questo tipo, nel senso che il centro storico ha perso negli anni tutta una serie di artigiani, di funzioni legate a questo tipo di attività, soprattutto per quanto riguarda il settore artistico. E quindi ci siamo chiesti come fosse possibile far ritornare le botteghe artigiane all'interno della città, perché queste botteghe artigiane, comunque, anche se sul territorio ci sono di estrema qualità e di grande pregio. Quindi l'obiettivo nostro per riportarle all'interno del centro storico è quello di creare un polo però che necessita di andare a individuare una sinergia con la pubblica amministrazione, perché è necessario su questo andare a individuare un edificio pubblico, una struttura pubblica, perché in assenza di un affitto calmierato, di una disponibilità a favorire il ritorno della bottega artigiana al centro storico, non è possibile pensare a un'operazione del genere. Quindi andare a individuare un edificio pubblico dove poter, diciamo così, accogliere le botteghe artigiane, ma non solo, fare qualcosa in più, cioè, quindi all'interno di questo polo avere una parte formativa, quindi riportare i giovani ad essere coinvolti in questo tipo di attività, una parte espositiva e convegnistica, anche per, diciamo così, avere un rapporto stretto
anche col settore turismo e quindi anche una parte legata alla vendita dei prodotti. Quindi una cosa nuova, perché è una cosa che in alcune parti d'Europa c'è, ma che in Italia sarebbe un po' un primo esperimento che abbiamo lanciato a questo convegno e che ha avuto l'apprezzamento delle pubbliche amministrazioni e anche della Fondazione Cassa di Risparmio. Quindi noi contiamo a breve di poterci mettere a un tavolo e andare a individuare appunto un percorso, la struttura dove poter accogliere questo progetto. Diciamo che a livello di immobili, no, ce ne sarebbero tanti anche nel centro storico che non vengono utilizzati, quindi si parte già da un buon punto di partenza, poi bisogna capire se le amministrazioni dopo le promesse poi arriveranno ad essere mantenute. Ci sono esempi di poli che funzionano, se mi permettete, il polo tecnologico dove è ospitata Noi TV, una rappresentazione veramente di quello che può essere fatto in maniera positiva. Ci sono anche dei progetti di poli, io penso quello della calzatura, insomma, nel Capannorese, che poi non è mai decollato. Come si fa a portare a termine in maniera positiva un progetto di questo genere ambizioso? Sì, allora il progetto è giustamente ambizioso perché altrimenti non raccoglierebbe, diciamo, l'adesione e non avrebbe questo respiro. Si fa in questo modo, cioè noi abbiamo avuto a Lucca, ci sono degli esempi anche importanti, io penso per esempio al San Francesco, no? Dove una grande operazione urbanistica e di recupero e va ad accogliere anche una scuola, no, di formazione, di alti studi come MIT, e questo riguarda la formazione. Noi diciamo ok, la formazione è perfetto, c'è anche il lavoro, no? Cioè c'è un'esigenza anche di guardare al lavoro, all'impresa, e quindi se c'è un investimento pubblico che può guardare da un lato al recupero della città e quindi dei propri edifici, accogliendo e promuovendo anche il lavoro, questa è un'operazione che a nostro parere si può fare e la possiamo fare mettendo insieme tutte le sinergie e le disponibilità che ci sono. Si fa attraverso un confronto che però vede già un progetto concreto, perché noi allegato al progetto c'è già la manifestazione di circa 17 imprese che hanno già dato l'adesione e la disponibilità. Sono convinto che all'indomani di questo convegno molte altre imprese si avvicineranno. C'è un dato, vedi, che noi abbiamo colto e sul quale abbiamo dovuto lavorare parecchio. E purtroppo c'è una sfiducia da parte del settore imprenditoriale quando si sente parlare di rapporto con la pubblica amministrazione. Cioè, quando noi abbiamo detto che questo progetto sta in piedi avendo un rapporto con la pubblica amministrazione, c'è stata difficoltà, perché c'è in generale, non parlo della città di Lucca, delle amministrazioni di Lucca, parlo in generale ovviamente, c'è una sfiducia nei confronti di tutto quello che è pubblico, del rapporto col pubblico. Noi abbiamo dato la nostra garanzia, devo dire che il sindaco, la giunta ci ha dato molto ascolto e molta disponibilità, e sicuramente questo ha aiutato questi imprenditori a dare fiducia a questo progetto. Domanda flash, poi andiamo a pubblicità. C'è una data, cioè nel senso il vostro progetto vorrebbe essere concluso entro 2018, che ne so, faccio un esempio, insomma, oppure andate avanti, come dire, navigate a vista? No, allora, una data non c'è, non navighiamo a vista. Noi abbiamo detto questo, non spetta a noi andare a individuare l'edificio che è adatta ad accogliere questo tipo di progetto. Sono state date alcune ipotesi, noi l'unica cosa che abbiamo detto è che la scelta vada fatta dove effettivamente questa cosa si può fare. È stato ipotizzato per esempio l'ex manifattura con il PIUS eccetera, perché lì ci sono le risorse. Bene, per noi sarebbe una scelta interessante perché c'è già anche un capitale a disposizione. Quindi è chiaro che noi non abbiamo potuto dare una data precisa, però al momento in cui ci siederemo al tavolo, perché ora il passaggio successivo è quello di creare le condizioni per un accordo, è chiaro che vorremmo capire anche quali sono i tempi. Sarebbe interessante anche per la zona
ovest del centro storico, che spesso si lamenta, no? Di essere un pochino trascurata. Quanto riguarda il Pius, insomma, stiamo vivendo, poi magari vedremo anche lo fase... schermo, tra l'altro, che oggi mette in primo piano ciò che sta accadendo a Piazzale Verdi, un po' di incertezza anche sul fronte del capitale dei lavori, ma insomma sarebbe sicuramente una bella sede da questo punto di vista. Però non escludiamo altre soluzioni. No. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi ancora insieme con Luca Poletti, presidente provinciale di CNA. Non parleremo solamente di Lucca, di centro storico di Lucca, ma parleremo anche di Versilia, della questione delle cave, poi andremo a vedere altre notizie che arrivano dai quotidiani e anche da Noi TV e dal TG Noi, ovviamente. A fra poco.